TF a sostegno. Quiz. Domande con risposte dei test preliminari degli anni precedenti. Le domande presenti in questo video sono un estratto della raccolta completa TFA Sostegno di guide universitarie. Trovi il link sotto in descrizione. Test competenze su creatività e pensiero divergente. Domanda numero 1. Brainstorming e problem solving sono tecniche utilizzabili in didattica al fine di A. Potenziare le abilità mnemoniche. B. Migliorare le capacità logico-matematiche. C. Accrescere l'autostima. D. Promuovere la creatività. E. Favorire il rispetto delle regole. La risposta corretta è D. Promuovere la creatività. Domanda numero 2. Cosa si intende per pensiero divergente? A. La capacità di convergere sull'unica risposta accettabile. B. La tendenza opposta al pensiero convergente, la tendenza cioè che diverge dalle caratteristiche del gruppo di riferimento. C. La capacità di produrre una serie di soluzioni per un dato problema. Tale capacità è relazionata al pensiero creativo. D. Il pensiero caratterizzato da tendenze distruttive, ma geniali. E, secondo Guilford, è l'inclinazione di chi anticonformisticamente sceglie come soluzione a un problema quella che non è la più comune. La risposta corretta è C. La capacità di produrre una serie di soluzioni per un dato problema. Tale capacità è relazionata al pensiero creativo. Domanda numero 3. Come viene definita, in ambito psicopedagogico, la predisposizione di spazi, tempi e strumenti? A. Didattica. B. Tutoring. C. Gruppo. D. Setting. E. Pedagogia attiva. La risposta corretta è D. Setting. Non sottovalutare questo metodo di studio, poiché può rivelarsi molto utile nella preparazione all'esame. Ricorda che puoi trovare tutte le domande dei test preliminari e delle prove scritte, svolte negli anni precedenti nella nostra raccolta di guide universitarie, dove abbiamo raccolto tutto il materiale per te. Trovi il link sotto nella descrizione del video. Domanda numero 4. Quale tra i seguenti è uno dei numerosi modi per aiutare un bambino a sviluppare i primi nuclei di autoconoscenza e la curiosità verso se stesso? A. Il divieto. B. Il cibo. C. Il gioco. D. Il sonno. E. La lettura. La risposta corretta è C. Il gioco. Domanda numero 5. L'errore di un bambino. A. Non va considerato perché potrebbe inibire le sue iniziative. B. Va sottolineato in modo che non si ripeta più. C. È un'esperienza che può limitare i progressi del gruppo. D. Può diventare occasione di apprendimento per il bambino e il suo gruppo. E. Nessuna delle altre alternative è corretta. La risposta corretta è D. Può diventare occasione di apprendimento per il bambino e il suo gruppo. Domanda numero 6.
Quali sono i due approcci principali all'apprendimento, secondo Howard Gardner? A. Linguistico e grafico. B. Linguistico e spazio-temporale. C. Concreto e astratto. D. Matematico e cinestetico. E. Senso-motorio e operatorio. La risposta corretta è B. Linguistico e spazio-temporale. Domanda numero 7. Cosa si intende con il termine insight nell'ambito delle ricerche sulla creatività? A. Una forma di pensiero convergente. B. Un avvicinamento alla soluzione caratteristico delle persone con basso quoziente intellettivo. C. Un avvicinamento alla soluzione per prove ed errori. D. Una modalità di comprensione immediata. E. Un tipo di intelligenza. La risposta corretta è D. Una modalità di comprensione immediata. Domanda numero 8. Quale dei seguenti esempi illustra un gioco simbolico? A. Colorare figure. B. Risolvere un puzzle. C. Giocare a nascondino. D. Cavalcare il manico della scopa. E. Tirare calci al pallone. La risposta corretta è D. Cavalcare il manico della scopa. Domanda numero 9. Nella creazione di un cartellone delle regole da appendere in classe, è opportuno che le regole siano espresse. A. In modo chiaro e in forma negativa. B. In forma negativa. C. In modo astratto e in forma negativa. D. In modo vago e in forma negativa. E, in modo chiaro e in forma concreta. La risposta corretta è E. In modo chiaro e in forma concreta. Domanda numero 10. I filoni di ricerca recenti considerano l'attività creativa come un'attività. A. Innata. B. Trasmessa geneticamente. C. Adatta solo ad alcuni alunni. D. Caratterizzata da riproducibilità. E. Potenziabile. La risposta corretta è E. Potenziabile. Non sottovalutare questo metodo di studio, poiché può rivelarsi molto utile nella preparazione all'esame. Ricorda che puoi trovare tutte le domande dei test preliminari e delle prove scritte, svolte negli anni precedenti nella nostra raccolta di guide universitarie, dove abbiamo raccolto tutto il materiale per te. Trovi il link sotto nella descrizione del video. Domanda numero 11. In quale parte della memoria sono contenuti i concetti e gli schemi? A. Memoria operatoria. B. Memoria logica. C. Memoria semantica. D. Memoria simbolica. E. Memoria procedurale. La risposta corretta è C. Memoria semantica. Domanda numero 12. Nella prospettiva cognitivista, la ricerca sulla creatività si è focalizzata A. Sullo spirito geniale dei soggetti creativi. B. Sull'inconscio dei soggetti creativi.
C. Sullo sviluppo fisico dei soggetti creativi. D. Sullo stile cognitivo dei soggetti creativi. E. Sulla tendenza attualizzante dei soggetti creativi. La risposta corretta è D. Sullo stile cognitivo dei soggetti creativi. Domanda numero 13. L'efficacia della collaborazione tra coetanei può essere spiegata. A. Dalla ricerca di soluzioni condivise. B. Dalla collaborazione. C. Dal conflitto socio-cognitivo. D. Dalla co-costruzione collaborativa. E. Dalla cooperazione. La risposta corretta è D. Dalla co-costruzione collaborativa. Domanda numero 14. Nella concezione di Howard Gardner, la creatività è osservabile nelle persone in quanto rappresenta A. Uno stile di vita, volto alla ricerca di soluzioni ai problemi. B. Nessuna delle altre alternative è corretta. C. Un'ispirazione quasi divina, che poche persone possiedono. D. Un evento non comunicabile agli altri. E. Un evento isolato, non replicabile. La risposta corretta è A. Uno stile di vita, volto alla ricerca di soluzioni ai problemi. Domanda numero 15. L'insegnamento creativo si fonda A. sulla sperimentazione in laboratorio. B. su brainstorming, lavoro di gruppo e attività creativa individuale. C. sull'eliminazione delle verifiche scritte. D. su un maggior spazio dedicato alle discipline artistiche. E. sulla creatività degli insegnanti. La risposta corretta è B. Su brainstorming, lavoro di gruppo e attività creativa individuale. Domanda numero 16. Fase progettuale e fase documentativa del processo educativo. A. Sono intercambiabili. B. Sono separate per quanto riguarda i risultati. C. Sono separate in maniera netta, senza legami. D. Sono fortemente intrecciate. E procedono su binari paralleli. La risposta corretta è D. Sono fortemente intrecciate. Domanda numero 17. Con il termine concassage si intende A. Un approccio autoritario all'educazione. B. Una metodologia didattica basata sui numeri. C. Una teoria psicologica sullo sviluppo infantile. D. Una tecnica finalizzata allo sviluppo della creatività. E. Una scuola filosofica francese. La risposta corretta è D. Una tecnica finalizzata allo sviluppo della creatività. Domanda numero 18. Il linguaggio secondo Piaget. A. Emerge solo a partire dal terzo anno di vita. B. Si sviluppa in funzione dello sviluppo cognitivo. C. Emerge già nel secondo mese di vita. D. Si sviluppa in relazione al legame di attaccamento. E può svilupparsi esclusivamente in funzione dell'esperienza.
La risposta corretta è B. Si sviluppa in funzione dello sviluppo cognitivo. Domanda numero 19. Quale tipo di pensiero indica flessibilità, fluidità, originalità e riguarda essenzialmente la produzione di idee nuove e numerose? A. Responsivo. B. Divergente. C. Logico. D. Convergente. E. Circolare. La risposta corretta è B. Divergente. Domanda numero 20. Secondo Son of Mednick, la creatività consiste A. Nel procedere in modo lineare per raggiungere obiettivi predefiniti. B. In un'operazione mentale non utile. C. Nel trovare soluzioni a problemi difficili da risolvere. D. In una caratteristica innata presente in pochi individui. E. Nel mettere insieme in modo utile idee solitamente lontane l'una dall'altra. La risposta corretta è E. Nel mettere insieme in modo utile idee solitamente lontane l'una dall'altra. Domanda numero 21. Per focalizzazione si intende A. Un approccio alla conoscenza per tentativi ed errori. B. In ambito didattico, la difficoltà nel mettere a fuoco un problema. C. Una tecnica volta a sviluppare la creatività, che consiste nel fissare volontariamente l'attenzione su qualcosa che in genere si trascura. D. Una metodologia pedagogica basata sull'attenzione al tutto anziché alle singole parti. E. Una teoria psicologica riguardante le capacità di percezione di forma e contenuti. La risposta corretta è C. Una tecnica volta a sviluppare la creatività, che consiste nel fissare volontariamente l'attenzione su qualcosa che in genere si trascura. Ecco, il nostro video è giunto alla fine. Spero che tu abbia trovato le informazioni all'interno di grandissimo valore, in quanto sono state prese direttamente dai test ufficiali del TFA Sostegno degli anni precedenti. Non sottovalutare questo metodo di studio, poiché può rivelarsi molto utile nella preparazione all'esame. Ricorda che puoi trovare tutte le domande dei test preliminari e delle prove scritte, svolte negli anni precedenti nella nostra raccolta di guide universitarie, dove abbiamo raccolto tutto il materiale per te. Trovi il link sotto nella descrizione del video. Grazie per averci seguito fino alla fine, ci vediamo al prossimo video!